sia più equa. Firmiamo polizza assicurativa pubblica agevolata che vada incontro ai redditi minimi e ai cittadini più che poveri. A livello nazionale, l'Inps è arrivato, privatizzare. Tu firma anche tu. Questa è la condizione per privatizzare questo mondo. Barboncini. Con la buona riforma, che è una riforma fatta che è una schifezza, non sta facendo altro che adempiere al volere di altre lobby che vogliono privatizzare, vuole privatizzare l'acqua, vuole privatizzare l'energia, tanto è vero che si sta muovendo svendendo l'Eni ai cinesi, cioè ha svenduto il 20% di Eni ai cinesi, e stava svendendo anche Rai, le piattaforme fisse della Rai, che i cinesi sono entrati per le motive dell'Eni. RaiWay! RaiWay, bravissimo. E se non era per il nostro Roberto Fippo, veniva svenduta per l'ulteriore 20%. Ma Putin è una salvazione, ma sfatiamo pure questa cosa qua. Putin è una salvazione. Benvenga Putin. Benvenga, le dichiarazioni sono... Sta registrando. Sì. Benvenga Putin d'Italia. Se Putin fa gli interessi degli di un vero governo italiano. Perché oggi questo è un governo suddito degli interessi atlantici. Già si è mosso con la Grecia. Putin non dire che venga, Putin non dire che venga. Ma io non voglio essere calamitoso, io voglio essere sovrano. Putin è arrivato. Già abbiamo valutare amaro per tanti anni l'energia, capito? Quando abbiamo fatto gli stoccaggi del gas. Nulla questo. Nulla questo, ma tu hai capito però, materialmente, cioè, materialmente non è che affidarsi nelle mani dell'America che dice non mi preoccupare, io poi ti do il petrolio con il fracking e stai distruggendo l'ambiente in America, cioè qua parliamo di ecosistemi distrutti in America e li stiamo importando, questi discorsi pericolosi li stiamo portando pure qua alla caldera dei campi ferrei, cioè sono questi qua, sono che tu dici stiamo parlando dei discorsi pericolosi che stiamo importando dall'America. No, questo discorso che pericoloso proprio devono essere denunciati. Non pensare che esistono, ma io non penso, io voglio pensare soltanto agli interessi dell'Italia, e se gli interessi di tutti coincidono con gli interessi dell'Italia, beh, capito, perché ci dobbiamo preoccupare la strada a Putin per partito preso. Noi abbiamo messo in questo 6 mesi di sanzioni alla Russia l'80% di esportazioni di materiale ortofrutticolo. Ciao! Hai firmato per il reddito di cittadinanza? Hai firmato per il reddito di cittadinanza? Vabbè, ma adesso è di casa giusta. Ah, tu e tu sei? Abbiamo raccolto le firme, vedete? Allora, lei è un'amica di casa Giove, e loro nelle loro mi tappano raccolto le firme per il reddito di cittadinanza ed altre iniziative civiche. Ottimo, ottimo. Lui regista, fa piacere. Ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti della società, firmiamo inoltre la proposta di legge per una RC auto che sia più equa, per far sì che i cittadini possano decidere almeno se rimanere nell'attuale sistema monetario, e ai cittadini più virtuosi. Quindi l'abolizione dell'articolo 50 e 139 della SUE. Ottimo. E facciamo continuamente iniziare. Sono appassionato di avere Ricordiamolo, aspetta, perché non si è sentito, no, per gli amici. Tu sei Enrica Alifano, attivista del Movimento 5 Stelle di Casa Giove. Tu se ti ricordi il mio nominativo, sono Gennaro Giuliano. Gennaro Giuliano, e ti faccio la richiesta. Oh.
Vabbè, tu sei nelle mie amicizie, dai, poi ti bravo. Automaticamente ti aggiungo. Cioè lui in effetti che cosa fa? Registra tutte le nostre attività. E poi le condivido in su Meetup, su tutte le pagine. Su tutte le pagine del Movimento 5 Stelle Napoli, Campania. Questo lavoro, devo dire la verità. Mo ieri per esempio la mattina sono andato al centro direzionale, ho registrato la conferenza. Sì, perché c'erano i nostri portatori. Ho registrato e poi pomeriggio andammo al Gazebo a Piazza Garibaldi. Vado giù a casa, non mi dà la connessione. Aspetta, ma ce l'ho, ma sono in registrazione, quando sì, vai. Cerco di agganciare. Movimento 5 Stelle Casa Giove. In diretta Gennaro Giuliano cerca di mettersi in contatto con i potenti mezzi del Movimento 5 Stelle. Guardate i potenti mezzi. È lui che spamma, lo spammatore compulsivo dei video, eccolo qua, Gennaro Giuliano. Nicolae, aspetto ah vabbè, siamo a posto. Guarda che in questo modo la mia richiesta, diciamo, è un dominante, è un signore che non è stato stavo dicendo che basta che vieni sulla pagina, praticamente vedi tutti i contenuti video, che poi te l'ho detto, comunque li condivido anche su tutte le pagine del Movimento. Fa un grosso lavoro, devo dire la verità, è un grossissimo lavoro di tanti. Non è piacere a me, ma ma se tu non ti sei vista, se non hai visto la conferenza, io ho collaborato con Marino Scarati, con Valeria, con tutti quanti. Se non sei riuscito a venirti la conferenza, quando vai a casa, vedi che la trovo sulla mia pagina. Sulla sua pagina, sulla mia. Poi stavo dicendo che proprio ieri, vedi, guarda caso, questa è un esempio di intelligenza collettiva, cioè l'intelligenza collettiva è un'intelligenza orizzontale che mette in comunicazione persone che territorialmente sono distanti, cioè, sugli stessi temi. Allora, per caso l'amica attivista di Casa Giove è venuta qua e si è messa in contatto con noi del Movimento 5 Stelle Napoli e di conseguenza nasce una sinergia su tematiche di tipo economico e mi auspico anche su altri tipi di tematiche. Certo, certo. Io penso che sia veramente fondamentale questo collegamento, sì, anche questo tra, sì, ma non a caso, io stavo, certo, ho letto proprio questa filosofia dell'intelligenza collettiva di tipo orizzontale, cioè l'uno vale uno di Beppe Grillo, e l'intelligenza tra virgolette antagonista egoistica verticale del copyright, cioè io sono avido. Puoi spiegare un attimo dico come sa descrivere un movimento? Certo, certo. Allora, per quando lui guarda l'iscrizione al movimento, devi andare sulla pagina del blog di Beppe Grillo e praticamente vedi che sopra l'intestazione della pagina trovi proprio l'icona del Movimento 5 Stelle. Una volta che sei là dentro, praticamente devi compilare un form, devi avere una email valida, poi compili tutto il form con i tuoi dati e devi praticamente mandare, devi fare la scannerizzazione del tuo documento di identità e lo mandi, lo invii, lo riduci di dimensione e lo alleghi praticamente a tutti i tuoi dati. Questo per l'iscrizione al portale del movimento, mentre per l'iscrizione diciamo al Meetup, è la piattaforma che praticamente dove noi facciamo gli eventi, praticamente dove tu vedi, dove facciamo i gazebo, le riunioni, diciamo se stai nel nostro comparto di Napoli, vai amici Beppe Grillo Napoli, ciao cara, e ti vai a iscrivere diciamo nella piattaforma, cioè il Meetup Napoli è una cosa, il portale del movimento è un'altra, capito? Pronto? Cittadinanze disoccupate, dimensionate, ai soggetti più indigenti della società. Viviamo per una RC auto che sia più equa.
polizza assicurativa pubblica agevolata che vada incontro ai redditi perché? E qua entriamo in economia. Quanto cazzo mi costa a me tanto fare un ma abbastanza di